Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e siamo ufficialmente tornati da Manchester, da questa esperienza agonistica, per cui l'avevo già annunciato e questo video riguarderà quello che può andare male in un picking. Ora ci tengo a dire che la gestione del picking è stata ottimale, comunque sono salito sul palco che ero assolutamente competitivo, mi hanno chiamato anche per diversi call out, quindi ho sfiorato la selezione, quindi di entrare nei primi 5 selezionati. Mi sono molto molto contento, il livello era molto più alto di quello che ci aspettavamo, è una federazione che sta crescendo molto, quindi il livello sta aumentando in questi anni. Quindi di questo sono molto contento. Ma se mi seguite su Instagram avete già visto tutto quanto. Faccio questo video perché credo che sia molto utile a condividere con voi delle riflessioni su come potevo gestire meglio il picking. Ora, il discorso della top condition e della pick quick in generale ne ho già parlato sul video riguardo all'acqua e al sodio. È un discorso in cui non ci sono delle regole certe, non ci sono delle strade che vanno a seguire e devono essere seguite in maniera dogmatica, ma bisogna un po' sperimentare tutto quanto su di sé. Ci sono tante strade che possono essere percorse, perché alla fine la cosa realmente importante è salire sul palco con la miglior condizione possibile. Perché ci siamo arrivati ricaricando con banane, mangiando burro d'arachidi tutta la settimana, stando senza acqua e sodio, stando con 10 litri d'acqua e 10 grammi di sale al giorno fino al giorno della gara, mangiando ciambelle poco prima o senza fare pumping, oppure facendo pumping soltanto sull'over. Insomma, queste sono cose che realmente ai giudici non interessano. Vedono soltanto la condizione, quindi bisogna innanzitutto sperimentare, bisogna fare tanta esperienza a capire quello che funziona su di noi, per cui credo che comunque fare delle riflessioni su quello che ho sbagliato in questo picking, perché comunque ho sbagliato diverse cose, può essere utile per intavolare un po' un ragionamento e per darvi degli spunti se prevedete di raggiungere la top condition, di gareggiare. E mi permette anche a me di rivedere magari questo video quando farò la prossima competizione, che ad ogni modo stiamo già programmando con Giorgia, e come reminder di quello che avrei dovuto fare. Allora, dunque, partiamo col presupposto e partiamo col capire come abbiamo deciso di impostare il picking. Abbiamo iniziato a fare le prove di picking più o meno 7 settimane prima della competizione. Sostanzialmente l'idea era quella di fare una prima fase di scarico di carboidrati con acqua e sodio molto alti, successivamente un carbs up di un paio di giorni sempre con acqua e sodio molto alti, quindi ricaricare di carboidrati per un paio di giorni per riprendere pienezza avendo tanta acqua e tanto sodio per veicolarli. E poi successivamente, il giorno prima della gara, fare il dry out, quindi fare un'operazione di eliminazione dell'acqua extracellulare, quindi tutta l'acqua in eccesso, stare tranquilli e steady con i carboidrati, perché ormai il glicogeno l'avevamo messo all'interno dei muscoli, e quindi salire sul palco nella miglior condizione possibile. Allora, la settimana prima della gara, l'ultima prova di picking, abbiamo notato che avevo difficoltà a ricaricare, quindi a riempirmi per bene con la ricarica. Questa cosa può accadere sia per un eccesso di stress ed output, quindi logicamente se non abbiamo delle buone recovery abilities, se il cardio è eccessivo, comunque si ha tendenza a rimanere vuoti, non si riesce a riempirsi a dovere, per cui la prima cosa che abbiamo fatto il mercoledì è stata comunque togliere il cardio. In palestra la performance era comunque ottimale, mi allenavo bene, quindi non siamo intervenuti troppo su quello che facevo in palestra, anche perché poi ho scaricato il sabato di base, quindi si è trattato di concludere la split della settimana. Per cui mercoledì comunque vedevo che faticavo, il giovedì mattina mi sono svegliato che non avevo preso niente praticamente a livello di etti. Allora abbiamo rincarato un po' la dose, da che stavamo a 400 grammi di carbo il mercoledì, abbiamo aumentato a 500 il giovedì, a 600 anzi. E il venerdì mattina ero comunque piuttosto vuoto. Ora abbiamo deciso quindi di provare a continuare a ricaricare, però tenendo comunque inalterata la strategia di dry out, quindi sostanzialmente mantenuto il sodio fino a pranzo e il sale fino a pranzo, poi continuato a bere fino a sera, staccando semplicemente il sale, per vedere anche come poteva entrare la ricarica in questo caso. E il sabato mattina ero ancora vuoto sostanzialmente, anche se ero bello tirato. E queste sono comunque cose che ho condiviso sempre su Instagram.
Allora il peso stava lì lì, abbiamo deciso di continuare a ricaricare in maniera spinta sabato, non più tanto per prova quanto piuttosto perché c'era l'esigenza di ricaricarci, perché comunque ero tendenzialmente vuoto considerando che stavo una settimana dalla gara. Il sabato ho reintrodotto il sale, ho reintrodotto l'acqua normalmente, e il primo grande errore è stato la domenica, perché la domenica sono andato a fare posing al cavaliere in saletta, e con Giorgia ci siamo visti, cioè mi sono visto sostanzialmente un po' acquoso. E questo è stato il primo errore, perché mi sono fatto prendere dal panico e dalla paura di continuare a ricaricare, perché avevo fatto spill out di acqua, che era perfettamente normale perché avevo introdotto l'acqua, il sodio, avevo fatto posing, era una condizione poco veritiera, diciamo. E quello era il primo errore, perché probabilmente avrei dovuto continuare a ricaricare a quel punto. Quindi la cosa che abbiamo fatto è abbiamo deciso di resettare un po' tutto quanto. Quindi abbiamo impostato la settimana successiva, quindi la peak week, in questo modo. Il lunedì e il martedì 200 grammi di carbo, quindi abbiamo aumentato leggermente i carboidrati, sempre concentrati nella peri-workout. Il mercoledì abbiamo ricaricato a 600 grammi, 600 grammi anche il giovedì, e il giovedì sono partito. Tutto questo in un contesto di tanta acqua e tanto sodio. E questo è stato il primo errore, perché col senno di poi avrei dovuto iniziare a ricaricare dal lunedì e magari fare un backloading, quindi sostanzialmente ricaricare tanto il lunedì, magari mettermi a 800 grammi di carbo e poi di giorno in giorno pian piano scaricare, quindi magari 800 il lunedì, 600 il martedì, 500 il mercoledì e via discorrendo, per assicurarmi di captare quanto più glicogeno possibile. In tutto questo contesto abbiamo anche scaricato fortemente l'allenamento dal sabato, quindi gli allenamenti erano un andare a cazzeggiare con i pesi, evitare qualsiasi tipologia di lavoro che creasse troppo danno muscolare, perché è un qualcosa che va a ridurre la capacità del muscolo di captare glicogeno, quindi evitiamo lo stretch, evitiamo eccentriche forzate, molto focus sullo squeeze, carichi non troppo elevati, tendenzialmente lavoro in buffer o al cedimento tecnico vero, non oltre. Quindi da questo punto di vista l'allenamento è stato un deload sostanzialmente. Il giovedì siamo partiti, acqua e sodio sempre alti, la ricarica è sempre stata tenuta sui 600 grammi di carbo. Venerdì mi sono svegliato, ero un po' più pieno, e qua c'è stato anche il secondo errore, se vogliamo, organizzativo, che non mi sono portato la bilancia appresso. Non ci siamo portati la bilancia appresso, quindi ovviamente non avevamo un dato importante per capire quanto stavo effettivamente ricaricando, e probabilmente il venerdì avrei visto che non mi stavo riempendo a dovere e avrei dovuto alzare le calorie. Ora, per quanto riguarda la gestione del venerdì e del sabato, in realtà è stata, se fosse stata decontestualizzata, se avessimo fatto meglio prima, sarebbe stata perfetta. Sarebbe stata perfetta perché quello che ho fatto il venerdì è stato mangiare carboidrati, pasti equilibrati con proteine, carboidrati e grassi, un minimo di grassi, per evitare spike insulinici sostanzialmente, avere un costante apporto di energia. Perché l'idea di base era quella di essermi, di nuovo la strategia di base era quella di ricaricarci prima, il venerdì stare steady, tranquilli, senza sovraffaticare soprattutto troppo l'apparato gastrointestinale, e fare questa operazione di dry out. Contestualizzata a quella che era la situazione, probabilmente il venerdì avrei dovuto continuare a ricaricare. Avrei forse perso un po' di tiraggio, però mi sono presentato in gara che ero più tirato rispetto ai canoni di categoria, e quindi sarei benissimo potuto essere più morbido. Detto questo, dall'ora di pranzo è stata l'ultima shot, diciamo, di sale che ho preso, e ho continuato a bere fino a sera. Ovviamente questo ha creato che cosa? Un effetto di diuresi molto molto accentuata, perché il sodio se ne va, continua a mettere acqua, sostanzialmente quello che dicono tutte le pubblicità, no? Bere poco, mangiare poco sodio, bere tanta acqua, qualcosa che sul breve periodo crea questo forte effetto di diuresi. Difatti il sabato mi sono svegliato che ero assolutamente strappato e avevo fatto un dry out veramente veramente ben riuscito. Di nuovo, decontestualizzato, il sabato è stato gestito perfettamente, perché ho continuato come il venerdì tanti piccoli pasti,
con carboidrati, grassi, proteine, per evitare spike insulinici. Di nuovo, gli spike insulinici tendono a rischiare di chiamare acqua a livello extracellulare, quindi vogliamo cercare di mantenere un apporto costante di nutrienti, glicemia quanto più stabile possibile e non sovraccaricare troppo l'apparato gastrointestinale. Quindi queste sono le cose più importanti. Il sabato ho bevuto normalmente, non troppo, quindi ho leggermente ridotto l'acqua, andavo più o meno a sensazione in base anche a quanto stavo andando al bagno, e da 3-4 ore prima della gara ho reintrodotto il sale e ho alzato un pochetto il quantitativo di carboidrati e di grassi dei pasti per cercare di dare un effetto di maggiore vascolarizzazione e pump. Quando ho iniziato a far pump, l'ultimo passo l'ho fatto 2 ore prima del pumping, quindi 2 ore e mezza prima dell'uscita del palco. Ho iniziato a far pump perché ho preso tanto pump lì per lì e la vascolarizzazione era immane, tremenda, era una rete di vene, una cosa fantastica. Il problema è che ero vuoto di glicogeno, nel senso che per quanto era efficiente e vedevo che era efficiente la gestione di questi ultimi 2 giorni, i muscoli erano vuoti. Quindi tempo di salire sul palco, raffreddato un attimo, tirato le prime pose, che sono pose a man physique, quindi tendenzialmente si è abbastanza rilassati, avevo già perso tutto il pump, soprattutto sul petto. Quindi questo è sostanzialmente la gestione del peaking. È divertente perché la gestione del peaking è stata, a mio avviso, ottima. La problematica principale è stata la gestione del prima, è stata una cosa che di nuovo mi era stata evidenziata da Gabriele Trapani, che mi aveva scritto in privato scrivendomi: guarda Ludo, ti stai svuotando troppo. E effettivamente mi stavo svuotando troppo e sono caduto nell'errore principale che si fa, che è quello di aver paura, troppa paura di ricaricare. Probabilmente avrei fatto danni ricaricando sotto gara, perché poi quando ho mangiato la sera stessa e ho mangiato sushi, era molto plain, non abbiamo preso cose con maionese schifose e tutto il resto, abbiamo mangiato poi altre gallette, quindi non abbiamo mangiato, fatto un cheating o cheat esagerato, insomma l'avete visto nelle storie. Ma il giorno dopo stavo più pieno, ma a livello gastrointestinale stavo molto scombussolato, cioè mi sentivo molto appesantito. Quindi ricaricare la sera prima in maniera pesante, fare ricariche sporche, queste sono cose che io personalmente non amo. Possono essere sfruttate, possono essere inserite, però su di me non funziona, perché da un punto di vista gastrointestinale sono abbastanza delicato, soprattutto da un punto di vista gastrico, di motilità gastrica. Quindi l'errore è stato sostanzialmente nelle ultime settimane, probabilmente avrei dovuto arrivare un po' più in frenata, quindi scaricare il cardio probabilmente anche un po' prima, l'allenamento no, perché sono continuato a progredire fino alla settimana prima del deload. Quindi l'ultimo allenamento che ho fatto è stato l'allenamento che ho sentito, in cui ho sentito la necessità di scaricare, perché non sono riuscito a battere il logbook e i carichi erano diminuiti, sembravano pesantissimi, quindi è stato praticamente perfetto da questo punto di vista. Il cardio probabilmente avrei dovuto ridurlo prima e avrei dovuto fare le ultime settimane con ricariche un po' più impegnative e probabilmente la peak week iniziare a ricaricare in maniera più pesante da lunedì. Capite che parlare di 400-600 grammi di carbo al giorno per diversi giorni, comunque stiamo parlando di numeri che sono consistenti bene o male, però in questo contesto non sono bastati per riempirmi. Quindi ho sottostimato la mia capacità di immagazzinare glicogeno e probabilmente anche i miei volumi muscolari, partendo dal presupposto che prima di svuotarmi, veramente di iniziare a svuotarmi in preparazione, stavo sugli 85 kg, quindi HP più 13, probabilmente ci sono dei presupposti per fare ricariche anche più importanti a livello di grammi di carboidrati. Quindi buono a sapersi. E sono cose da cui si impara e questa è tutta esperienza, perché a un certo punto io sono convinto che il bodybuilding agonistico sia una gara e vada a premiare chi persevera negli anni, perché si conosce sempre meglio, quindi non è il fenomeno, la meteorite di turno che arriva, divampa e poi si spegne subito, ma più che altro chi persevera negli anni e impara a conoscersi bene e arriva al punto di avere una certa certezza del portare una condizione in gara. Sono super felice della condizione che abbiamo portato, sono super felice di questa esperienza, ovviamente, e non mi dilungo oltre, spero che questo video vi possa piacere. Io vi ricordo come al solito che abbiamo aperto l'Academy, quindi queste tematiche verranno affrontate sicuramente nel nostro corso dell'Academy, trovate il link qua sotto, e nel prossimo video vi parlerò di come abbiamo impostato questa fase di rebound post gara, quindi come
uscire dalla preparazione sostanzialmente e tornare in off season. Quindi ci vediamo al prossimo video.